Eccoci qua. Chiudiamo allora questa bella, bellissima settimana della Costituzione. È stata, insomma, diciamo che c'è stato qualche problema tecnico ieri, ma solo per renderci umani, ecco, per evitare un eccesso di perfezione che sarebbe stato sgradevole, insomma, qualche piccolo inconveniente ci voleva. Però, vabbè, insomma, dai, ci stava benissimo, abbiamo imparato e capito l'errore, cercheremo di non rifarlo. Però il bilancio, secondo me, è molto più che positivo, proprio molto più che positivo. Diventa monotono, non lo so, però lo dico ancora, grazie a chi ha organizzato, perché a me è proprio piaciuta tanto, tanto, tanto questa cosa. Avrei voluto partecipare un po' di più e vabbè, insomma, è andata come è andata, nel senso che non sono giornate semplici. Però mi pare che almeno anche dai feedback avuti, anche ai ragazzi, sia piaciuta a molti, ecco, non a molti, a davvero tanti, è una cosa da senz'altro da rifare come format, poi con delle modifiche magari invece ai contenuti, perché poi non si può, non si so, ne riparleremo, però il format mi pare che funzioni proprio bene. Che dire, bello, bello contento di questa settimana. Ringrazio ancora davvero, davvero tutti. Proprio un saluto sentito, un ringraziamento assolutamente sincero a tutti. Attenzione, adesso continuo a citare Barbier, Salzano, De Filippi, insomma, tutti quelli che hanno partecipato, però anche grazie ai ragazzi, perché poi alla fine ci hanno messo del loro come partecipazione, visto che sono sempre, io le vedevo in differita la sera sul sito, non in diretta, però le ho viste quasi tutte. Insomma, hanno fatto anche delle belle cose, spero che si portino via qualcosa da questa esperienza, ecco, in epoca Covid. Poi, anche fuori epoca Covid, probabilmente il format funziona lo stesso, perché tutto il liceo qua davanti, io adesso sono in aula magna, beh, forse si capisce, comunque non sarebbe possibile. Alternare classi qua e classi in aula invece è una bella cosa. Davvero saluti e tanti tanti cuori a tutti, lascio poi la parola alla prof. Barbieri e a chi seguirà. Ancora un grazie a Santino Marchiselli, che lo vedo per la partecipazione. Poi magari ci sentiamo anche, insomma, al di fuori di questa cosa. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento verso la fine, insomma. Grazie. Io spengo il microfono e resto qua. Bene, allora intanto così aspettiamo di concludere la nostra festa condivisa. Giuro che questo veramente è il mio ultimo intervento in queste giornate. Vorrei tanto ringraziare tutti, sicuramente dimenticherò qualcuno, quindi sicuramente vorrei ringraziare il nostro preside, poi naturalmente Andrea De Filippi, tutti i colleghi, perché davvero senza la loro collaborazione, senza la loro disponibilità, queste giornate sarebbero state impossibili. Ringrazio naturalmente il collega Salvatore Salzano, che è stato un regista, sì, un po' giustamente, come diceva tedesco, però impeccabile in queste giornate. E soprattutto vorrei ringraziare tutti i nostri studenti. Ecco, questa iniziativa, nel bene o nel male, poi trarremo le conclusioni, però è per voi, e tutto quello che abbiamo messo in cantiere in questi giorni è proprio per voi. Quindi grazie perché avete partecipato, avete condiviso e quindi non possiamo che esserne contenti. Grazie davvero anche a tutti quelli che stanno entrando per salutarci. Ringrazio in particolare alcune studentesse che hanno fatto per noi una sorta di ufficio stampa in questi giorni, guidato dalla collega Maria Cristina Morini, che davvero sono state discrete, carine, ma efficientissime nel documentare ogni passaggio di queste giornate, così potranno lasciare traccia.
Ringrazio ovviamente tutti i relatori, adesso abbiamo presente Santino Marchiselli, quindi approfitto della sua presenza per ringraziare ancora tutti della grande disponibilità e della grande qualità dei loro interventi in questi giorni. Sicuramente ho dimenticato qualcuno, ma questo lo metto in conto e quindi concludo con un gigantesco grazie a tutti. Lascio la parola a chiunque, colleghi e soprattutto ragazzi, perché ci piacerebbe sentire l'intervento e il saluto anche da parte vostra. Grazie a tutti. Vado io. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Io non posso che complimentarmi con il Farravelli e ringraziarvi per questa bellissima iniziativa, queste bellissime 5 giornate sulla Costituzione. E mi auguro caldamente che altre scuole della nostra provincia, sulla scorta del vostro esempio, possano mutuare la stessa iniziativa in futuro. E non ho molte cose da dire. Io ho visto in collegamento i ragazzi e le ragazze molto attenti e quindi non posso che ringraziarli. Devo soltanto dirgli: fate tesoro di queste 5 giornate, perché vi serviranno sicuramente nella vostra vita. E io mi auguro caldamente che, soprattutto con l'intervento di oggi di un partigiano come Carlo Smuraglia, vi appassionate a questa Costituzione che è nata dalla Resistenza, che sia sempre nella vostra mente e nei vostri cuori e nelle vostre azioni, soprattutto perché la Costituzione ha senso e ha un valore se tutti quanti noi la mettiamo in pratica giorno per giorno, altrimenti è un pezzo di carta, come diceva Calamandrei, che cade per terra e non va da nessuna parte. Quindi non mi resta che complimentarvi ancora con la vostra scuola, con il preside, con tutti i docenti. Con Salvatore c'è un rapporto di amicizia particolare, la dottoressa Barbieri la saluto perché ha collaborato insieme a tanti altri alla realizzazione di queste giornate, saluto tutte le professoresse e i professori, le studentesse e gli studenti collegati, buona Costituzione a tutti e soprattutto buona vita, verrà un tempo sicuramente migliore, passerà questa pandemia e probabilmente avremo la possibilità anche di incontrarci dal vivo per fare altre belle chiacchierate sulla nostra bella Costituzione. Tanti auguri e buon proseguimento e tanta salute a tutti quanti voi. Grazie. Dai, forza. Dai, forza. No, tutti tacciono. Intervistiamo chi? Miriam, dai, forza, vieni. Cosa ne pensi di queste giornate? Vuoi ringraziare? Te sono piaciute? Sono state belle proprio. Spero che vi abbiano lasciato qualcosa, veramente. Comunque c'è stato un grande applauso. Ma secondo me c'è un'Elisa che prima o poi deve dire qualcosa, cioè non può finire una cosa del liceo senza... Si chiama Giulia Dori di cognome. Ma mi pare, ecco, adesso arriva. Arriva. Buongiorno a tutti.
Io volevo ringraziare da parte di tutti gli studenti, tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di queste giornate, in particolar modo il professor Salzano e la professoressa Barbieri, e tutti insomma gli ospiti che hanno dato un contributo importante, rendendo anche queste giornate molto interessanti. Quindi. Grazie. Brava. Grazie, saluti a tutti. Grazie. Ciao, bravi. Bravi a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao. E alla prossima. Saluto a tutti. Alla prossima. Ciao.